L'emergenza che stiamo attraversando suggerisce la necessità di rivedere e correggere stili di vita e modelli di sviluppo, ma ci ricorda anche che facciamo parte di un ecosistema popolato da specie animali e vegetali e da forme di vita primordiali, a volte invisibili, spesso dimenticate. È importante quindi saper riconoscere i molteplici significati dell'ambiente naturale intorno a noi, la sua dimensione ecologica, il suo equilibrio e le complesse relazioni tra i viventi e le entità che, come i virus, stanno ai margini della vita. Le foreste presenti sul pianeta rappresentano uno straordinario elemento regolatore di equilibrio dell'intero ecosistema mondiale. La loro corretta gestione rappresenta pertanto una vera e propria strategia per assicurare una qualità della vita desiderabile per l'umanità. In esse noi possiamo leggervi tutto il travaglio della Terra, la coesistenza, le competizioni, le connessioni e le interazioni tra gli organismi appartenenti ai regni più diversi, dagli animali ai virus. La tutela e la conservazione della biodiversità, costantemente minacciata dalla riduzione delle aree naturali, caratterizzano, ad esempio, l'ambito in cui le competenze scientifiche e professionali sono fondamentali non solo per garantire la loro stabilità ecologica, ma anche per affrontare e risolvere le diverse emergenze fitosanitarie, la diffusione di specie aliene invasive, gli effetti dei cambiamenti climatici, l'inquinamento, gli incendi boschivi, la perdita di suolo. L'integrazione dei saperi ecologici e biologici, ingegneristici ed economici consentono di leggere, analizzare e interpretare il paesaggio agroforestale e naturale, offrendo le soluzioni più innovative ed appropriate. Il dottore Scienze Forestali e Ambientali opera in campo aperto, anche con l'ausilio delle tecnologie più avanzate per il telerilevamento del territorio, da satellite, aerei e droni, sempre più utilizzate nella gestione e pianificazione forestale, paesaggistica e dei bacini idrografici, nel monitoraggio e previsione dei rischi ambientali naturali e antropici. Corretta declinazione del concetto di sviluppo sostenibile può essere rintracciata nella moderna definizione di selvicoltura, intesa come strumento di conciliazione tra le esigenze ecologiche della foresta e quelle economiche e sociali della collettività. Il bosco oggi è sede di fondamentali servizi ecosistemici, dalla produzione di ossigeno all'assorbimento di anidride carbonica, funzione essenziale per contrastare il riscaldamento globale, dalla regolazione del ciclo idrologico alla stabilità del territorio, oltre che fornitore di preziosi prodotti legnosi. In quest'ottica il dottore in scienze forestali e ambientali assicura una visione completa alla gestione, tutela e valorizzazione delle risorse forestali e all'organizzazione economico-produttiva e sostenibile della filiera foresta-legno. La moderna pianificazione urbanistica adotta i principi e le conoscenze della selvicoltura e dell'ecologia per applicarli alla forestazione urbana e al verde pubblico, ai parchi e ai giardini. Il corso degli studi scienze forestali e ambientali prevede l'integrazione dell'offerta formativa con lo studio residenziale presso i parchi naturali della regione, dove gli studenti sono coinvolti in esperienze pratiche ed applicative con la guida dei loro docenti.
insieme però anche a professionisti, a imprenditori del settore forestale e ambientale. Questa iniziativa a cadenza annuale è denominata Imboschiamoci per studiare e propone un approccio interdisciplinare, comunitario e inclusivo alla didattica, attraverso dunque un rapporto diretto con le realtà osservate. Diversi sono gli sbocchi professionali del laureato in scienze forestali e ambientali, dall'amministrazione e gestione delle risorse forestali e silvopastorali presso aziende sia pubbliche sia private, enti parco, enti locali pubblici e privati, fino alla libera professione. La prosecuzione degli studi e il conseguimento della laurea magistrale consentono di approfondire le tematiche fin qui richiamate, aprendo la strada dell'insegnamento dei ruoli dirigenziali nella pubblica amministrazione e nel mondo della ricerca. Ho scelto questo corso di studi perché la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente significa investire nel futuro di noi stessi. E perché il benessere di noi tutti è diretta conseguenza dello stato di salute delle nostre foreste. Noi amiamo la nostra terra. 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 Noi amiamo la nostra terra.